Fulvio Sarzana, avvocato e uno dei maggiori giuristi in ambito del digitale e telecomunicazioni. Avvocato, è uscito da poco il decreto del Ministero di Grazia e Giustizia sulle intercettazioni, sulle prestazioni obbligatorie e l'utilizzo del Trojan cosiddetto di Stato. Che ne pensa? Ma va detto che comunque qualsiasi strumento così invasivo come un Trojan o comunque un keylogger o comunque tutti gli strumenti che consentono di prendere possesso poi di un computer senza che il soggetto ne sappia nulla, rendono in realtà molto difficile conservare la propria privacy. Pensate che un Trojan oggi può prendere possesso del nostro smartphone, può farci scaricare dei materiali illegali, può farci addirittura, come dire, fare delle riprese illecite, insomma, ci può far commettere dei reati. Allora, utilizzarlo senza limiti vuol dire di fatto privare i cittadini della possibilità di avere una privacy ed esporli a un continuo controllo. È un'ipotesi di intercettazione di massa che dovrebbe essere invece, come diceva la Cassazione, limitata a casi e ipotesi molto molto specifici come i reati di mafia, i reati di associazione a delinquere che comunque consentono e anzi all'interno dei quali è prevista la possibilità di utilizzare il Trojan, però utilizzarlo per qualsiasi forma di illecito, anche non compiuta, ma semplicemente prospettato, vuol dire violare la nostra privacy. Avvocato, in merito a questa invasione sul web di cyberbullismo e di fake news, come difendersi? Ma io direi che la cosa più intelligente da fare è quella di cercare di evitare gli scontri a tutti i costi sulla rete. Non è che il diritto deve sempre e comunque entrare nella vita delle persone. È chiaro che quando qualcuno esagera sulla rete, quindi quando c'è un'invasione della privacy, della vita personale, tale da distruggere anche la stessa vita, come accade per il cyberstalking, quindi quando ci siano ipotesi chiare di reato, è sempre necessario rivolgersi all'autorità di polizia e fare una denuncia per avere comunque una tutela. È naturale che qualora questa invasione della privacy avvenga sui social network, la cosa invece più veloce da fare è quella di chiedere immediatamente la rimozione di contenuti sgraditi che possono in qualche modo violare la propria intimità. Pensiamo ad esempio al cosiddetto revenge porn, cioè all'ipotesi nella quale una persona lasciata in un rapporto di coppia decida poi di mettere dei contenuti privati e intimi sulla rete. Allora in quel caso dobbiamo rivolgerci a un social network e chiedere la rimozione immediata dei contenuti per evitare ulteriori danni. In ogni caso io credo che sia necessario valutare comunque anche la libertà di espressione sul web e bisogna stare molto attenti a scrivere norme sulla rete che poi dopo vadano a limitare la libertà di Grazie.